Devo ingrandirlo un po' per togliere la luce dietro. Ah, ma questo io non credo. Oggi parleremo di Alice nel paese di meraviglie. Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Esistono tre Alice in paese di meraviglie fatti da Walt Disney. Il primo Alice nel Paese delle Meraviglie venne fatto nel 1933, quando Walt Disney lavorava ancora in bianco e nero. Ed era fatto in tecnica mista, dove Alice era fatta live action, Era mentre. fatta, no, non si droga quando si fa film. Non si. Mentre il resto dei personaggi era fatto d'animazione. Tipo Mary Poppins. Quando finalmente Disney fece il classico Disney, che era il classico Disney che lui voleva fare più di qualsiasi altro, decise di farlo inserendo 40 canzoni. Nonostante non siano state messe ben 40 canzoni, è comunque il classico Disney con più canzoni. Purtroppo all'inizio ci doveva essere anche il personaggio di Humpty Dumpty, ma venne eliminato. Al contrario di quello che pensano moltissime persone, il Cicciarampa di Tim Burton ci doveva essere anche nel classico originale. Brillig and the slithy tove did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogroves and the mome raths outgrabe. Beware the jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the jubjub bird and shun the frumious bandersnatch. He took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought. Beware the jab, jab, jabberwock, the jub, jub, and the bandersnatch, all manxome and so frumious, with a big claws that catch. Beware the jab, jab, jabberwock, that burbles in the tulgey wood, with eyes of flame he whiffles up little girls who won't be good. He's here. He's there, he's everywhere, so don't gallop so uffishly. Look out, he may be hiding there behind the tum-tum tree. Bill, la lucertola, appare come personaggio. Quella lì? Sì, è vero, è lei! Bill, la lucertola, appare anche in Basil l'investigatore ed è effettivamente un personaggio. Ed è l'unico caso che accade una cosa del genere, un personaggio viene davvero riciclato in due classici Disney completamente scollegati fra di loro. Adesso sì che è la faccia da Shimus. Dina, gatta presente all'interno della pellicola di Disney Alice nel Paese delle Meraviglie. Nella pellicola è una donna, è una femmina, è una micia. Mentre invece nella versione scrittica del libro è una maschia. La sorella di Alice si chiama Matilda. A lei piace il nome Matilda. Ricandito e ispirato a cappellaio matto di film d'animazione. No, Johnny Depp, film d'animazione. Al contrario di quello che pensano moltissime persone, nella maggior parte delle scene di Alice in Wonderland, Johnny Depp non c'è. E il cappellaio matto è fatto semplicemente d'animazione, basandosi sui suoi movimenti ma senza che ci sia lui sul set. All'inizio il classico Disney doveva essere fatto in tecnica mista, cioè facendo Alice d'animazione, proprio come nel vecchio film di Walt Disney. Quello più vecchio del classico Disney. E la versione del 2010 doveva a sua volta essere in tecnica mista. L'ho calciato. Yes, we're back in Sion House here, and this is a scene where we shot Alice following Absalom, and she's now sort of mesmerized by the idea this could be him. But the question kept rising to us as we were shooting this is like, what is Absalom to other people? Obviously, clearly, he's a blue butterfly to everyone else. And there's an interesting shot in here where you see Absalom from Hamish's point of view, which is always tricky because you think to Hamish, it probably should just be a blue butterfly.
Whereas Sayas, of course, it's Absalom, because she's convinced it's Absalom. But that's the great question of Lewis Carroll, is like, is this a dream? Is it real? Does Undine exist? And so it's one of those tricky ones that we were never quite sure how we'd get up, end up dealing with this. And in fact, we ended up cutting it because for many people, I think it made Alice too crazy. But I do love this scene, and I do love the way that Hamish Leo performs Hamish here. And as he falls to the ground and screams for his mother, it's really a very enjoyable moment for me. A voi è piaciuto questo film? Dedichiamo un breve attimino alle traduzioni di Walt Disney. Dovete sapere che nella versione originale ovviamente questo problema non c'è stato, perché semplicemente la traduzione nel film è la stessa del libro. Ma nella versione italiana si sono dovuti inventare la traduzione di un sacco di cose, iniziando con lo stregatto, che nella versione originale è il Cheshire Cat, cioè il gatto del Cheshire, che beh, si basa su alcuni modi di dire molto famosi, cioè che i gatti del Cheshire spariscano, evaporino e ghignino. Il leprotto bisestile in realtà dovrebbe essere la lepre di marzo o lepre marzolina. Leprotto bisestile è stata una scelta fatta solo per il labiale. Perché come si chiamava? Illuminaci d'immenso. Lepre di marzo. L'hai già detto. Perché effettivamente le lepri a marzo hanno il loro periodo... Come le donne. Ecco. Quindi sono più folli. Infatti si dice essere pazzi come una lepre a marzo. Il bianconiglio in realtà doveva chiamarsi semplicemente il coniglio bianco. Solo nella versione italiana ha un nome proprio, cioè bianconiglio. In tutte le altre traduzioni semplicemente si chiama il coniglio bianco. Tranne che nella versione francese, dove gli hanno inventato un nome a caso, Jeannot. In tutte le scene del film in cui appare l'orologio del bianconiglio, segna sempre le 12:25. Mio compito ora è di presentare canzone Parla rude a tuo bambino. The footman shouts across the moat and an entrance bridge instantly shoots over the water to the land. As the entrance bridge stops, the Duchess lazy frog footman falls out. The fish footman says, "From the queen, an invitation for the Duchess to play croquet." As the footman peruses the invitation, Alice dashes eagerly through the entrance. The frog footman turns to return to the Duchess' house and falls into the moat with a huge splash. Alice enters the Duchess's smoke-filled kitchen. The place is in an uproar as the bad-tempered cook tries to make pepper soup, and the ugly Duchess rocks a screaming, sneezing baby. Alice asks about the croquet game, but is drowned out by the child's cries. Please, please. Alice says, "Oh, please, can't you do something to quiet that baby?" And the Duchess declares, "If everybody minded their own business, the world would go around a great deal faster than it does. And the moral of that is, give me that baby's bottle." The surly cook brings over a huge 5-gallon bottle and offers it to the Duchess. She pulls the cork out of the bottle, stuffs it into the baby's mouth, and stops its crying. Then she bounces the baby violently up and down as she sings it a lullaby. She sings to the baby, "Speak roughly to your little boy and beat him when he sneezes, and he can thoroughly enjoy the pepper when he pleases. Bow, wow, wow, mew, 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 the pepper when he pleases. Bow, wow, 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 the pepper when he pleases. Bow, wow, 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 the pepper when he pleases. Wow, 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 the pepper when he pleases." When she comes to the chorus, she pulls the cork out of the baby's mouth and works it in and out the way a trumpet player works a mute. The cook looks on, glowering and burning with anger. The baby's howling, it's just too much for the cook's temper. She grabs every pot and pan on the stove and hurls them at the Duchess and the baby, who pay no attention to them. To save the baby, Alice grabs it with the cork still in its mouth and runs outside in a shower of pots and pans. Outside, the baby wriggles and grunts in Alice's arms. Suddenly, the cork in its mouth gradually turns into a snout. And in an instant, it changes into a cute little pig. The pig wriggles itself loose from Alice's arms and dashes off. As the pig runs away, Alice says, "If it had grown up, it would have made a dreadfully ugly child, but it makes a lovely pig." The end. La canzone che canta lo stregatto è in realtà solamente un pezzettino della poesia del Cicciarampa che dice Johnny Depp in Alice in Wonderland. Quella poesia infatti arriva dal libro e nel film era stata trasformata in una canzone. Però questa canzone era stata tagliata e venne inserito soltanto un pezzettino nella versione
originale, quella americana, dove la canta lo stregatto, quando appare e quando scompare. Nella versione italiana, visto che i doppiatori non riuscivano a capire che cacchio dicessero in quei pezzi, decisero di inserire semplicemente una traduzione casuale che non significava assolutamente nulla. Tipo, occhetti, pocchetti, pocchetti, tutto quel che servirà. Ho quasi finito di imbalare, non ti farò aspettare. Le animazioni della maniglia presenti all'inizio del film di Alice nel Paese delle Meraviglie è stato riutilizzato per l'animazione degli oggetti nella Bella e la Bestia. Nessuno ne sa il motivo, ma nel libro il dodo si chiama Dodson, che è lo stesso nome, cioè il vero nome di Lewis Carroll, che è lo scrittore di quel libro. Ma nel film si chiama Pat. Anche il nome Brucalifo è stato completamente inventato in italiano, in realtà doveva chiamarsi semplicemente Bruco. In Paperino nel mondo della matematica, se l'avete visto, appaiono una regina degli scacchi e personaggi di questo tipo. Sono tutti quanti personaggi scartati da Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel film Alice in Wonderland, le citazioni che vengono affibbiate al cappellaio matto, oppure al padre di Alice, come tutte le mattine prima di far colazione immagino sei cose impossibili, oppure tutti i migliori sono matti, in realtà erano battute della regina bianca all'interno del libro. All'inizio il cappello del cappellaio matto doveva essere vivo e parlare. Nessuno ne conosce il vero motivo, ma il ghiro, se ci avete fatto caso, il ghiro dormiglione di Alice nel Paese delle Meraviglie, nel film di Tim Burton, anziché essere un maschio e una femmina, e era un ghiro quell'affare. I must be then. I'll miss you when I wake up. In Alice attraverso lo specchio, il film del 2016, se non sbaglio, sì, cioè l'anno scorso, appare il tempo. Molti si sono lamentati dicendo, ma nel libro il tempo non appare. In realtà il libro nel tempo appare, solo che il cappellaio matto l'ha ucciso. Il cappellaio matto ha ucciso qualcuno? Ammazzava il tempo. Non è una battuta. Succede davvero. Un altro personaggio che tutti credono che sia stato inventato, invece non è così, è il cane Bayard. Lui. Il cane di Alice in Wonderland. In realtà è un personaggio tagliato dal classico originale e che nel libro c'è. E generalmente la gente si riferisce a lui chiamandolo cagnolino. La duchessa brutta di una scena eliminata che dovrei avervi già fatto vedere nel film Alice in Wonderland è stata trasformata in molti personaggi diversi, cioè nei duchi brutti. Però la gente se ne è dimenticata. Il fante di cuore, che appare sia nel classico originale che nel film di Tim Burton, all'inizio doveva essere biondo. Nel film di Tim Burton. In classico originale quando compare? Mai. Quando annuncia l'arrivo della regina. La carta. Sì. È una carta. Sono tutte carte. Ci sono un gruppo di persone molto intelligenti che hanno criticato il film dicendo che hanno inserito il personaggio del fante, che ovviamente non c'entra nulla con le carte. What? Hai un alito che sa di morto. Sì. Sarà la zuppa di pesce. Sarà zuppa di pesce. Comunque il fante è il Jack delle carte, ok? È lui. Okay. No. Ah, sì. Si chiama Fante in italiano, non Jack. My head begins to jingle most every time I nod. 'Cause obviously, quite obviously, I'm odd. Each Christmas I go fishing to catch a Christmas cod. 'Cause obviously, quite obviously, I'm odd. When I was just a kitten, they said I'd be a gem. But now that I'm a Cheshire Cat, it's odd how odd I am. I own a feather pillow, but I slumber on the sod. 'Cause obviously, quite obviously, I'm odd. Thank you.
was just a kitten. They said I'd be a gem. But now that I'm a Cheshire Cat, it's odd how odd I am. Most cats have handsome whiskers, but me, I've got a beard. 'Cause obviously, quite obviously, I'm weird. Sono pelade. No. Il grafobraccio deriva da quali parole esattamente? No, è metasemantica, è soltanto per il suono delle parole. Come il lonfo? Sì, come il lonfo. Il lonfo non va terca. Ne gluisce. E molto raramente barregatta. Ma quando soffia il bego? Bisci bisci? Sdilenca un poco. E gnaggio? Sa che fatta. È frusco il lonfo. È pieno di lupigno. Rafferia malversa e sofolenta. E io non lo so più. Marianna, la serva che il Bianconiglio continua a nominare, continua a urlare, la vuole assolutamente, vuole Marianna, eccetera, 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 che lui continua a confondere con Alice. Beh, Marianna in realtà dovrebbe essere il corrispondente del sottomondo di Alice, cioè dovrebbe essere esattamente come Alice, ma quella che vive sempre in quel mondo. Insomma, noi seguiamo l'Alice del mondo reale e l'Alice del mondo del Paese delle Meraviglie sarebbe Marianna. Marianna doveva comparire poi anche nel film di Tim Burton, ma venne tolta perché, beh, apriva un capitolo molto macabro sul fatto che Alice, entrando nel sottomondo, aveva fatto in modo che Marianna cessasse di esistere. All'inizio anche la bottiglia che Alice deve bere era viva. Solo che la scena venne tolta perché era un po' inquietante. Non funziona più, ma mai. La cronosfera nei libri di Alice nel Paese delle Meraviglie non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Il tempo esiste ed è morto, ma la cronosfera non esiste, mi spiace un sacco. Alice doveva incontrare il Cicciarampa anche nel classico originale, ma non lo doveva uccidere. Lo doveva semplicemente incontrare nel bosco oscroso. Oscroso, non darmi roba da censurare. Oscroso. Hai detto anche tu. Oscroto. La canzone Seconda Stella a Destra, che sentiamo benissimo in Peter Pan. Dritta al mattino. Sì, dritta al mattino. Non quella. Dritto. Non quella. All'inizio era pensata per essere una canzone di Alice nel Paese delle Meraviglie e si chiamava Oltre il cielo ridente. In Alice in Wonderland, il fatto che stiano ballando una quadriglia all'inizio del film è una citazione alla quadriglia dell'Aragosta, di nuovo. Sì. Perché non mi hai detto prima che ho comprato dei baffi di minchia? Speravo di avere già un paladino a questo punto. Perché non uccidi tu il Cicciarampa? Hai tutte le capacità. È contro i miei voti fare del male a un essere vivente. Abbiamo ospiti. Alice nel Paese delle Meraviglie è stato il progetto più importante per Walt Disney. Era un film che voleva fare da parecchi anni e che aveva già fatto due volte, sempre in tecnica mista, cioè utilizzando un'Alice del mondo reale in mezzo a cartoni animati davvero animati e basta. E bisogna apprezzare il fatto che in Alice in Wonderland Alice sia di nuovo l'unico personaggio completamente live action, mentre tutti gli altri, se non sono fatti al computer, lo sono almeno in una piccola parte. I vecchi Alice nel Paese delle Meraviglie, oltre a essere in bianco e nero e ad essere in tecnica mista, raccontavano delle storie completamente inventate che prendevano solamente ispirazione da Alice nel Paese delle Meraviglie, sebbene ne mantenessero il titolo. Ebbero un certo successo, ma il film non fu mai realizzato. E quindi si trasformò in una serie di piccoli sketch, diciamo, ma non si riuscì mai a fare il film che Walt Disney voleva fare usando questa bellissima Alice. Insomma, stiamo parlando di cartoni animati che sono addirittura più vecchi di Topolino. In ogni episodio Alice, in un modo o per un motivo diverso, si ritrovava ad entrare nel suo Paese delle Meraviglie, che generalmente era ispirato a quello che era successo nell'episodio nella parte live action. Sì, tutto questo potrebbe ricordarvi un sacco di cartoni animati che hanno preso ispirazione da questa cosa. Alice in Wonderland del 2010 segue le più innovative e recenti scoperte in fatto di animazione al computer.
creando un'opera che sta a metà fra il cartone animato e il film live action. Tutto questo perfettamente orchestrato dalla regia di Tim Burton, che non sempre è ottima, ma in questo film è decisamente egregia. Sta di fatto che in Alice in Wonderland, il primo, in Alice attraverso lo specchio questa cosa non c'è, in Alice in Wonderland ogni singolo luogo che vediamo all'interno del sottomondo è fatto completamente 100% al computer, seguendo le tecniche più innovative disponibili nel 2010. Con grande sorpresa di tutti quanti, però, quello del Fante di Cuori non è un costume, ma è completamente fatto al computer, mentre la testa della Regina Rossa è reale, è semplicemente stata ingigantita e modificata. Sapete che nel corso del film ogni singolo mood e umore del cappellaio si rispecchia nel colore dei suoi occhi, che cambia in continuazione in base a come si sente? E avete mai notato che sul gigantesco papillon del cappellaio matto ci sono un sacco di testi di Jack Skeletron, il famoso protagonista di The Nightmare Before Christmas? Questa incantevole creatura. Em, la mia nuova favorita. E non ce l'ha un nome? Em. A quanto pare il tuo nome sfugge alla mente della sovrana. Il suo nome è Em. Idiota! Vengo da Fandonia. Il grifone e la finta tartaruga, due personaggi scartati da Alice nel Paese delle Meraviglie, il classico Disney, vennero riciclati per una pubblicità. E mandò in onda la pubblicità. Circa ora. It's true, you know. Ask any little girl. When it comes to entertaining, there's nothing quite like Jell-O. It's so bright, so colorful. It's like something out of Wonderland. Of course I had some schooling, but the extras I just simply couldn't afford. He couldn't afford the cooking course and he's dying to learn how to cook. Otherwise, how can I entertain? Oh, well, I'll teach you how to make Jell-O. How to cook Jell-O? You don't have to. Just quick as a wink, you have a beautiful dessert. And inexpensive, too. Can I entertain with Jell-O? There's nothing quite like Jell-O for entertaining. Everybody loves its jolly smile. So when's the Jell-O party? Tomorrow. We accept. Yes, when it comes to entertaining, there's nothing quite like Jell-O. Why not serve some Jell-O to your friends tomorrow? Un'altra canzone eliminata è la canzone del boia, ovvero la canzone di colui che doveva tagliare le teste per la regina di cuori. E durante la canzone venivano tagliate parecchie teste che si mettevano a cantare, e non c'è bisogno di spiegarvi perché fu censurata. L'attrice che fa Alice è la stessa che ha fatto Wendy. Ovviamente, se volete una spiegazione sul significato di Alice nel Paese delle Meraviglie e tutto ciò che è inerente al senso di tutto quanto questo film, farò un video solo per questo. E comunque, se il video vi è piaciuto, vedete di iscrivervi al canale di codesta creatura, che trovate il link proprio qua nel video, è proprio qui nel video, poi lui non sa mettere il link, quindi è incapace di fare un cazzo. Seguitelo su Instagram, seguitelo su Facebook, seguitelo su qualsiasi social che vi possa passare per la testa. State sicuri che lui continuerà a pubblicare o su Instagram minchiate incredibili dei suoi gatti foca, o su Facebook cose che non esistono più, o comunque sul suo canale di YouTube troverete cose interessantissime, tipo quante dita di piedi ha. E ricordate, in Russia questo canale è a pagamento, quindi andate subito a iscrivervi al canale russo di 105 e 1 e... No, non si dice come si pronuncia.